Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mi trovate in un luogo un po' diverso da quello scorso perché sono in montagna a Barcis. Alle mie spalle vedete il lago, che è unico nel suo genere. Si tratta di un lago artificiale che ha un colore veramente spettacolare. Fa un freddo della Madonna e c'è anche un pochino di neve che ha colorato di bianco il panorama qui intorno al lago. È quindi ancora più magico di quello che dovrebbe essere, insomma un paesaggio veramente da cartolina. Qui davanti a me c'è anche il borgo, che però non è niente di che, cioè durante l'estate appunto c'è la possibilità di fare degli sport, ma durante l'inverno invece c'è giusto qualche mercatino, qualche cosina così, ma comunque sia c'è la possibilità di farsi una bella camminata intorno al lago. Io direi che basta così, anche perché non riesco a tenere ferma la videocamera dal freddo. Ci vediamo appunto verso alla fine del video, voi godetevi lo spettacolo. Mentre faccio un pochino la lucertola e mi gusto un po' del sole che è uscito da dietro le montagne, vi do qualche piccolo consiglio. Quello che vi consiglio io è di lasciare la macchina a Ponte Antei, dove c'è la locanda e anche l'ufficio turistico, soprattutto se siete qui d'estate, perché è aperto praticamente tutti i giorni. E poi di prendere uno dei tre percorsi panoramici che vi permettono di girare intorno al lago. Io ho fatto quello da 6, ci sono anche quello da 13 e da 24 km. Quello da 6 secondo me basta e avanza, se non siete comunque sia molto allenati non è difficile. La prima parte, che è quella dalla parte di Barcis, dell'abitato di Barcis, è praticamente o asfaltato o comunque lastricato in maniera tale da rendervi molto facile la camminata, mentre la seconda parte è un pochino più particolare, un pochino più montagna, nel senso che è sviluppato lungo quello che viene chiamato sentiero degli alpini.
Il posto qui è spettacolare, la vista anche, il colore dell'acqua è magnifico. Io spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo che in descrizione ci sono i link a tutti i miei social per seguirmi in diretta in quello che faccio e dove vado. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel like. Vi ricordo anche che potete condividerlo magari anche su WhatsApp con i vostri amici che vogliono scoprire qualche bel posto da visitare. Se avete qualche curiosità da chiedermi, potete farlo con un commento. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!